Il futuro dei lavoratori Severa e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è affatto in discussione. Il giorno dopo il voto dell'Assemblea dei Comuni Soci, che ha messo in liquidazione la società, è il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, a rassicurare i dipendenti e i residenti della Valle del Serchio. Il voto dei sindaci è stato praticamente unanime, un voto meditato ma in sostanza obbligato, dopo che il piano regionale dei rifiuti e Atocosta hanno sentenziato che l'inceneritore di Castelnuovo non riaprirà più. In questo modo, dal bilancio di Severa, è sparito il valore della struttura pari a 3 milioni e mezzo di euro. A quel punto, per l'assemblea dei soci, si aprivano due strade: ricapitalizzare e dunque tirare fuori dalle casse comunali 3 milioni e mezzo di euro, oppure liquidare la società e dare un segnale di discontinuità. Abbiamo deciso di percorrere questa seconda strada, ha spiegato Tagliasacchi, perché non era possibile chiedere altri soldi alla comunità, ma garantiamo l'occupazione dei lavoratori e del servizio. Le voci circolate in queste ore sono assolutamente fuorvianti. A questo punto si apre la questione della gestione unica dei rifiuti attraverso l'Atocosta, partita ancora tutta da giocare. Venerdì mattina è in programma un incontro con i sindacati, che comunque nel frattempo hanno fatto sapere di non aver gradito la decisione. Da mesi chiediamo un incontro con i sindaci, sempre rinviato, scrive la CGIL. Questo voto è una grave scorrettezza sul piano del metodo e delle relazioni sindacali.